Cari amici, con il mese di dicembre ha preso avvio il periodo dell'avvento e tutti gli studenti del nostro campus si stanno preparando. La mattina, attraverso la preghiera e con l'impegno profuso durante le prove degli spettacoli natalizi. A proposito di spettacoli natalizi, vi ricordiamo di segnarvi tutti gli appuntamenti in agenda, non potete mancare. Ora, caro Julian, passiamo alle notizie della settimana. Esatto Elena, vi raccontiamo della bella domenica vissuta dai ragazzi del gruppo pastorale giovanile. Vediamo nel servizio cosa hanno fatto. Amici del TG Campus, buonasera. Stasera ci siamo incontrati con la pastorale giovanile. Siamo un'ottantina di ragazzi che una volta terminato il percorso di studi qua alla Sacra Famiglia, quindi dalla prima alla quinta superiore e poi anche il percorso accademico, continuano questo percorso di formazione umana e spirituale insieme. Stasera abbiamo trattato il rapporto con gli altri e la nostra dimensione personale, quindi abbiamo fatto dei laboratori, delle attività come la scatola delle domande o dei cartelloni per fare la sintesi della serata. Ci ritroviamo ogni 15 giorni per fare questo percorso insieme, quindi abbiamo iniziato a inizio ottobre e poi gli incontri termineranno a maggio, quando poi inizieremo gli incontri formativi per la preparazione del gioco estate per chi di questi ragazzi vorrà diventare animatore presso il nostro gioco estate. Passiamo ora a raccontarvi dell'esperienza che stanno vivendo i ragazzi delle terze secondaria, che stanno affrontando un percorso di orientamento che ha l'obiettivo di aiutarli nella scelta del loro futuro percorso di studi. Il progetto orientamento ha come target le classi terze, in quanto i relativi studenti sono obbligati entro il mese di gennaio ad iscriversi ad un istituto di formazione superiore. Al fine di rendere il progetto efficace e quindi fruibile a studenti e famiglie, lo stesso si articola in diverse fasi. La legge 9/1999 obbliga l'evoluzione dell'obbligo scolastico di 2 anni aggiuntivi dopo la terza media. Pertanto, l'orientamento rientra fra le finalità dell'attuale sistema scolastico e quindi della scuola secondaria di primo grado. Il progetto orientamento ha anche l'obiettivo di limitare il tasso dell'abbandono e della dispersione scolastica, ora pari al 17% a livello italiano. Deve inoltre favorire lo sviluppo del ragazzo e porlo in condizione di definire la propria capacità decisionale, permettendo allo studente di fare scelte realistiche nell'immediato futuro e preparare il giovane a compiere scelte responsabili. Il terzo anno, in modo particolare, il consiglio di classe programma e realizza interventi diretti a mettere lo studente in condizioni di compiere un percorso autobiografico avente la finalità di individuare il chi sono per poter compiere scelte adeguate ai propri interessi e dalle proprie potenzialità. La progettazione curricolare di classe prevede moduli che presentino le caratteristiche e i relativi quadri orario degli indirizzi di ogni grado di scuola secondaria. Le istituzioni scolastiche promuovono inoltre le iniziative di informazione su possibili sbocchi professionali e le prospettive occupazionali presenti sul territorio circostante. A tale proposito si organizzano incontri con i principali esponenti del mondo del lavoro, incontri con i rappresentanti di ex studenti del primo, secondo, terzo, quarto, quinto anno ed università. Si effettuano inoltre in classe letture mirate con relativi questionari e test attitudinali. Si partecipa all'Open Day raggruppato, cioè un luogo dove troviamo la presenza di tutti gli ordini di scuola, ove studenti e professori illustrano nello specifico le peculiarità di ogni tipologia di scuola. Si organizzano stage mirati durante tutto l'anno scolastico presso gli istituti scelti dagli studenti.
Come ultima fase, il consiglio di classe rilascia alla famiglia il consiglio orientativo, cioè un documento relativo alle indicazioni del grado di istituto adatto allo studente medesimo. Alla fine di questo lungo ed articolato progetto, auguriamo con sincero interesse agli studenti e alle loro famiglie di compiere una scelta felice e fruttuosa che dia al giovane la possibilità di realizzare le proprie potenzialità utili al buon funzionamento e al miglioramento della società. Adesso ci occupiamo dei piccolissimi della nostra scuola. Nel servizio vi mostriamo cosa hanno fatto i bambini del Green Nido. Nel mese di novembre è iniziato un progetto importante che riguarda la lettura. I bambini del Nido hanno ascoltato con gioia e sorpresa delle letture animate da Topolina Parolina. Oh, e qui cosa c'è? Cos'è? Un libro! È un libro! Sì, posso leggerlo! Ve lo posso leggere! Da Julian ed Elena è tutto! Alla prossima settimana!